Buongiorno. Buongiorno. Ma te sei... Sì, sono io. Ma te sei pisano? Sì. Male. Allora l'intervista stai attento, perché io con pisani... Oh, che dici? T'ho portato, badai, la zuppa. Un bel tegame di zuppa diavolo. Fermati, osti. C'hai ancora la cipolla? Vada via. Boia! Allora mettiti a sedere costì. Se ne parla finché vuoi, guarda. E poi, se non c'hai impegni, ti fermi lì, ti fa un bel cacciucco. Ehi, allora fammi mettere qui a sedere su questo pietrone, vai. Dunque, dove l'hai trovato il manoscritto? Veramente, a dir vero, mi è stato portato. O chi te l'ha portato? E c'era due ragazzi, due giovani, sai, un lui e una lei, erano a far l'amore lì nella fortezza vecchia, e sotto il cannone di Gerardo hanno trovato staggeggio tutto rinvorto e me l'hanno portato. Boia, bello davvero, e che fortuna hai avuto. Lo potevano tenere per sé. Sì, ha ragione, ma qui a Livorno siamo pratici. Questo qui non è un manoscritto di ricette da mangiare. Questo qui sa Cristo cosa pensava. Mangiava però, Era l'amico di tutti e tutti ne volevano bene. Lo chiamavano Orfante. Oh, Fante, quante magagne hai fatto oggi? Tante, diceva lui. E mangiava di sicuro, perché qui, ragazzi, a Livorno si mangia, E anche a Pisa non ci andate tanto di scansino. Non è bene così. Dunque, si comincia. O stiamo a sentire, E così Segone, il postero di Dante, cominciò a leggere il manoscritto. E qui e gli scritti voglio originare, cui il poro Dante per il suo nepote alle Antine al porto vin sur mare ha scritto e poi nascosto veste note. Del mezzo di vell'anno un mar riordo rivienzi fuor da quella serva oscura. Da me mi dissi o mamma e paura, poi mi sentì per vade d'un gran cardo. Ti immagini ante ose c'ho da scrive, e mi nepoti che ci avranno da dire. Firenze m'avea dato il ben servito, che un ritornassi più che avevo tradito. Nemmen fossi statior con Tugolino, bella mi gente, tutti briai di vino. N'ave paura non ci ritorno più. Questi mi scritti lascia a tutto il mondo, a fiorentini non gliene do più. Questo dolore a piedi è una tragedia, quanto girato io questa ommedia. E poi vede per cosa, guardavi, non ci han capito nulla, è così. Tutti ve posti gli han qui sulla terra, l'inferno, il paradiso, il limbo sono in guerra, per quelli si son fatti una ragione, ma ognun la segna alla sua religione. E insomma, torno al tempo dell'esilio, mi disse no va via di che è meglio. Un poste ti a Ferrara, ma mi ci venne a noia. Andetti a sta a Livorno e questa è nuova storia. Per non far riconosci che ero Dante, vestio di stracci feci il mendicante. Er giorno lì alle barche a giorni pari, andavo a dare una mano a pescatori. Che bei ricordi, anzi a ripensacci, anche più brutti un erano pesciacci. E quante belle reti ho maneggiato, l'intrecci di Livorno neanche a Prato. Cammillo di Nardone, Nello e Cecco facean la zuppa e si dicea il cacciucco. Erano avanzi e non si vendea al mercato. Com'era buono e quanto è non mangiato. Secondo me qui proprio in Toscana
si mangia bene perché s'è imparato a non buttar via nulla, o l'avanzi si fa una bella zuppa e s'è mangiato. Ci credi? E la ricchezza consiste nel potere sentire che ti basta ciò che riesci ad avere. Se poi condisci bene, arricchisci di sapore. La tua ricchezza è lì, bel tempo e buon umore. Ma te chi sei? Qualcun mi domandava. Sono un pover'uomo e viene da Ferrara. Eppure a me non mi sembri faccia nuova. Ferrara dici te? A var che prova? O livornesi là c'è in le zanzare. Sono state loro a consigliarmi il mare. E livornesi son mezzi pisani. Gli è tutta gente brava e son toscani. Ormai che son tant'anni e ci sto, voglio morire a Livorno, non cambierò. Anzi, sto manoscritto lo rimpiatto, verso il 2000 sabbia a ritrovare. Pisano o livornese lascio scritto, anche un ponte d'Erese può andare. Nei vicoli anche in piazza sia cantato, per buona compagnia fa due risate. Profeta mi improvviso ora di fatto, perciò che un giorno qui può capitare. Attenti ai fiorentini, perché in giorno il porto non sarà neanco di Livorno. E Pisa un tutte veste e un Fidenze, ni toccherà la torre in da a Firenze. E è sempre una questione di interesse. Ghiotta è la suora e anche la matresse. O Pisa, vituperio della gente, forse avrei fatto meglio a di Firenze. Ecco chi sei, ora ho capito, sei Dante il fiorentino dispettito, ma non eri la Ferrara da esiliante, dici anche t'avrebbero bruciato. To bimbo, faccio gli scongiuri, ne farò tanti anche in tempi futuri. C'ho sempre da mangiare porpi e paguri, e proprio quel morì non l'ho davanti. E son tornato della mi toscana perché la zuppa là un la sanno fa. Mi schifar pane e poi in quella ucina un sanno fa nemmeno il baccalà. Non voglio dirne male di nessuno. Il mondo è bello bello dappertutto. Ma sono abituato al mio profumo d'un altro odore senza altre che il puzzo. E poi quante zanzare, mamma mia, è tribolazione. Laggiù c'è poco da fare, tappato in un cantone. Voi sapete come ho fatto a scrivere quel che ho scritto? Ti dio io, ci credi? Mi presi a piedi, pescanza una zanzara, broccà in una radura. Fra pruni e rami secchi, mi sparì la via. Mi sgraffia tutti i piedi e poi trova una bua. Quel che ho trovato dopo l'ho scritto a tutto il mondo. Per questo l'italiano lo voglio ammettere in fondo. O voi dimenticate d'avermi riconosciuto. Fate finta di niente, se no sono fregato. Firenze m'ha bandito. Se sanno e son qui, s'arrabbian di sicuro, mi pensano a patì. Io questo manoscritto lo dedio a Livorno, che qui mi son trovato tanto bene, al punto di voler dì che l'inferno qui er pesce in sulla griglia, ma che pene. E se povo saper del paradiso, gli è ben bicchier di vino or sorriso. E insomma, il manoscritto lo rimpiatto sotto il letto. Ma state pur sicuri che prima di morì m'han detto e su dischetti lo posso trasferì. Se è vero e si por fa, è inutile aspettà. Lo fo per me e per voi, per quando prima o poi davanti un bel cacciucco con un bel bicchier di vino si anta due versetti di questo raccontino. Risate quante? Tante, perché quel cara mio
quel poro mendiante, quel pover'omo che era, gli era il famoso Dante, scappato da Firenze e poi anche da Ferrara.